Khaled al-Assad sarebbe morto perché si era rifiutato di rivelare all'ISIS dove siano stati nascosti i tesori di Palmira. L'archeologo siriano, per 50 anni a capo delle antichità nel sito di Palmira, è stato decapitato dopo un mese di prigionia. Aveva 82 anni. Secondo fonti siriane è stato giustiziato perché rifiutava di contribuire alla distruzione del patrimonio che ha difeso tutta la vita. Palmira non è stata distrutta, ma l'ISIS ha l'abitudine di saccheggiare e vendere i reperti per finanziarsi. Molti dei tesori di Palmira, però, sono stati nascosti prima della conquista da parte del califfato. Assad è morto per tutelarli.